questo è il position paper che è stato presentato oggi dal collega Mazzon dell'Ordine di Venezia, ma nel gruppo di lavoro della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. È stato presentato da lui, è stato ampiamente dibattuto e discusso tra i partecipanti alla tavola rotonda, c'era il nostro presidente Armando Zambrano del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Armando, qui a Venezia siamo particolarmente sensibili perché purtroppo con i cambiamenti climatici l'acqua si alza e Venezia va sotto e quindi noi siamo sensibili. Gli ingegneri cosa possono fare a livello minuto, a livello di strategie anche di collegamento con il governo, il Parlamento, eccetera? Di tutto qualcosa. No, sicuramente gli ingegneri possono fare tanto, ma non è una frase fatta che potrebbe valere per tutte le categorie. Oggi di ingegneri c'è bisogno proprio perché il cambiamento climatico si risolve e si affronta innanzitutto con politiche energetiche, con cambiamenti di comportamenti, ma anche con la tecnologia, anche con l'individuazione di soluzioni tecniche che possono intervenire nella riduzione in particolare della CO2, insomma l'effetto serra che è poi la base e il principio un po' di tutti questi cambiamenti. Quindi su questo, come professionisti, come ricercatori, come docenti universitari, abbiamo la responsabilità di trovare soluzioni, di adattarle alle realtà diciamo normali, quelle dei cittadini, quelle delle imprese, quelle delle industrie, ma soprattutto anche fare quella cultura della sostenibilità che poi è fondamentale, perché anche passando per il cambiamento dei comportamenti, anche per un'attenzione a quelle che possono essere tutte le situazioni negative che finiscono per incentivare le problematiche che sottendono al cambiamento energetico, ecco, possiamo dare un grande contributo. La Federazione, l'Ordine Ingegneri di Venezia l'hanno dato con questo convegno che devo dire mi è piaciuto, perché si è partito da un documento elaborato, strutturato, ben fatto e comprensibile, che è una cosa importante. Spesso noi ingegneri insomma non siamo molto attenti ai meccanismi di comunicazione, bene, esatto. Invece questo è un documento che può essere letto da chiunque, non perché sia di basso livello, anzi perché pone nel modo giusto le questioni e fa capire a ognuno di noi come ci si può comportare per dare un piccolo contributo o un grande contributo. Come Consiglio Nazionale stiamo lavorando molto sulla formazione dei professionisti, su questo stiamo dando una grande mano, mi permetto di dire, al governo sul tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si basa proprio sulla sostenibilità nel futuro di tutto il nostro mondo economico, sociale, politico, e quindi contribuendo per esempio al piano di assunzioni, ma contribuendo anche con la partecipazione nel tavolo di partenariato delle associazioni, organizzazioni che danno un contributo alla cabina di regia del PNRR, nel comitato speciale di approvazione dei progetti, con tante iniziative di modifica delle leggi e soprattutto anche dando la nostra disponibilità a contribuire materialmente nell'accelerazione delle procedure, dando casomai in forma sussidiaria i nostri pareri, sussidiaria allo Stato ovviamente, pareri sui progetti, pareri sui meccanismi un po' ancora farraginosi di approvazione o di messa a terra, come si dice oggi, degli interventi del PNRR. Ecco, colgo l'occasione per comunicare, per dire, per segnalare che anche a livello regionale noi siamo presenti sul tavolo di partenariato con la Regione proprio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi insomma gli ingegneri a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale ci sono. Cercheremo di far qualcosa. Noi abbiamo preso spunto dalla vostra attività a livello regionale per adeguarci a livello... No, devo dire che questo credo che a furia di parlare, di ragionare, di contribuire l'uno all'attività dell'altro, abbiamo anche creato un po' di sistema certo, osmotico delle nostre capacità di essere presenti a livello nazionale, regionale e anche a volte comunale, che credo che sia
una capacità soprattutto della nostra categoria. Sì, beh, direi che il CNI, la rete delle professioni tecniche di cui tu sei, sei presidente, ci fornisce anche molto materiale che noi possiamo spendere sul tavolo di partenariato. Beh, questo mi fa molto piacere, grazie. Grazie. Grazie.